Siamo già in collegamento invece con Angelo Tofalo, deputato del Movimento 5 Stelle, membro del Copasir. Buongiorno Tofalo, benvenuto ai CG su Radio Cusano. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno Tofalo, le prime reazioni dopo quanto accaduto ieri a Nizza? Beh, noi innanzitutto, come a nome mio del Movimento 5 Stelle, esprimiamo con massimo cordoglio ai parenti delle vittime. Ahimè, sembra diventata e non deve diventare un'abitudine questa. Proprio 2 settimane fa ci trovavamo a commentare l'evento di Dacca, oggi quello di Nizza. La cosa, come dire, che subito vorrei far notare è la tipologia dell'attacco terrorista. Adesso ancora, meno che non ci sono state novità degli ultimissimi secondi, non c'è stata, come dire, nessuna rivendicazione, c'è stata l'esultanza ovviamente dei sostenitori a parte dell'ISIS, ma quello che deve far notare, ripeto, è la tipologia dell'attacco. C'è un camion che nella folla inizia a fare un zigzag per prendere più persone possibili, e la tragedia purtroppo vede coinvolti moltissimi bambini. Ho visto anche tra i circa 100 feriti, cioè sono oltre la metà sono bambine, di 84 morti, una trentina. Questa è veramente una tragedia senza precedente, soprattutto colpisce per la modalità. Adesso veramente io spero che questi episodi portano una seria riflessione da parte di tutti, cioè lo diciamo sempre, l'ho detto in passato, lo voglio ridire oggi: i servizi segreti, l'intelligence, le forze dell'ordine, certe cose non si possono prevedere, però, credo che diffondere una cultura della sicurezza, educare tutti a stare più attenti e creare un sistema partecipato, ecco, di nodi più consapevoli, credo sia la chiave per il futuro. Cioè, io immagino adesso un mondo purtroppo sempre più insicuro, e più andremo avanti, in Europa inizieranno questi attentati con truck, car bomba, auto, camion, per cui io personalmente sto studiando con altri ingegneri anche nuove norme tecniche della progettazione, nel senso, ecco, al di là delle cose che sono. Come si può competere con questo fenomeno? Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Tofalo, deputato del Movimento 5 Stelle, è membro del Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Come si può cercare di fare azione preventiva quando c'è un matto che prende un tir, noleggia un tir e va a mettere sotto 84 persone? Io adesso l'ho banalizzata la questione, ma fondamentalmente questo è quanto accaduto. Come prevenire davanti a questo? Allora, diciamo che possiamo sviluppare tutti i software previsionali ed avere i migliori psicologi del mondo. Queste cose non sono, come dire, prevedibili con una certezza logico-matematica. Per cui io credo che lo sforzo, oltre in questa direzione, deve essere quello anche di contenere e di limitare i danni al massimo. Quindi, come dire, massimo sforzo per gli ulteriori studi innovativi, ripeto, per la previsione, ma soprattutto ci sono già tecniche al lavoro. Io personalmente sto seguendo un ragazzo, un italiano, un giovanissimo ingegnere molto brillante, che sta lavorando proprio per lo studio di nuovi materiali cementizi che possano resistere ad esplosioni, ad attacchi del genere, quindi attacchi terroristici, per poi sviluppare dei modelli sì previsionali, ma soprattutto di contenimento dei danni. Quindi diciamo che il futuro nel mondo, io spero anche in Italia, noi siamo bravissimi in questo, anche con tantissimi ingegneri, sia anche quello di progettare, ecco, l'ambiente che ci circonda in maniera tale da contenere quelli che sono queste nuove minacce asimmetriche, ripeto, difficilmente prevedibili. Cioè, se un pazzo affitta un'auto, vuol dire, al di là, ecco, di quelle che sono le ideologie anche spesso religiose, estremismi, qui ci troviamo davanti anche, come dire, eventuali dei folli che possono così affittare un camion, un'auto e fare una strage lì dove ci sono posti affondati. Certo. Quindi credo, ripeto, la direzione, oltre a quella previsionale, deve essere quella di contenimento del danno e della progettazione di un ambiente più consono e più sicuro. Se l'aspetta, Tofa, lo so che la domanda è complicata, ma in Italia siamo al sicuro? No, purtroppo. Guardi, io credo che ormai non siamo più al sicuro, il concetto di sicurezza è sempre molto relativo, nessuno sta più al sicuro e lo stiamo vedendo giorno dopo giorno. Quello che dobbiamo fare è non farci prendere assolutamente dal panico. Io leggevo adesso anche oggi commenti di amici, di persone anche in Francia, che stamattina sono usciti a fare la spesa e si guardavano le spalle anche nei mercati, quasi col timore di vedere arrivare un'auto, un camion. Ecco,
lo capisco, è umano, capita a tutti, non nascondo, è capitato anche al sottoscritto dopo l'episodio del Bataclan, magari io sono di Salerno quando vengo qui a Roma e prendo la metro. Come dire, vedere magari delle facce un po' più scure, una barbetta può creare, questi sintomi, però non ci dobbiamo assolutamente far prendere dal panico. Questo deve essere il primo messaggio. Bisogna impegnarsi tutti, mantenere lucidità e contrastare al massimo queste cose, lavorando seriamente. Io davvero faccio un appello a tutta la classe politica. Spesso l'ha fatto il presidente Matteo Renzi Sì. soltanto a chiacchiere, lo ripeto, sul finanziamento al terrorismo. Esistono oggi delle analisi certe al 100%, non voglio Sì. dire al 99%, ma al 100% di data mining, dove si possono vedere questi stati vicini a organizzazioni terroristiche. Allora, lì dove si può intervenire, lo si faccia. Quindi stop collaborazioni con paesi che finanziano il terrorismo. Poi, per quanto riguarda queste cose qui, non il governo l'anno scorso ha fatto questo pacchetto sicurezza, 2 miliardi d'euro, ma sono proprio soldi buttati e dispersi in maniera errata. Quello che bisogna fare è lavorare seriamente nella ricerca, investire molto nella ricerca. Ripeto, ci sono tecnici, esperti che fanno questo da anni, quindi al di là delle forze dell'ordine, investire nell'intelligence, in analisti, bisogna rafforzare al massimo questi strumenti e trovare una soluzione. Cioè, noi stiamo lavorando adesso in Parlamento, proprio la settimana prossima arriverà tramite la Commissione Giustizia questo decreto con nuova metodologia up and down dall'Europa, Sì. per cercare di trovare una normativa più adeguata a livello europeo, perché spesso lo scambio informativo anche dell'intelligence viene rallentato a causa delle diverse leggi che ha ogni paese. Quindi ci deve essere uno sforzo anche da parte di tutta la comunità, di tutti i paesi, a rendere più simile quelle che sono le normative proprio giuridiche, per facilitare lo scambio informativo. Ci deve essere un impegno concreto. Adesso non voglio più ascoltare dai vari capi di Stato i soliti cordoglio. Adesso bisogna davvero mettersi a tavolino e fare una progettualità che non sia legata alle prossime elezioni, all'anno prossimo, fra 2 anni, ma capire che questo problema lo avremo da qua ai prossimi decenni, se tutto va bene, decenni, Sì. se non il prossimo secolo, oserei dire. Per cui o ci mettiamo tutti a tavolino, iniziamo a trovare soluzioni concrete, ad investire a partire da un'informazione e formazione, una diffusione della cultura della sicurezza, o altrimenti ci troveremo anche fra 30, 40, 50 anni a commentare e esprimere cordogli. Qualcosa si può fare, si deve fare, perciò bisogna partire con grande serietà a lavorare con idee concrete su queste problematiche, altrimenti non ne veniamo più fuori. Grazie, grazie e buon lavoro ad Angelo Tofalo, deputato del Movimento 5 Stelle, membro del Copasir. Grazie per essere intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Grazie a voi, buona giornata.